stato girato in Inghilterra e prima di lì avevo girato tutta una serie di film, tre circa, che praticamente non erano, non avevano avuto una grande pubblicità, eccetera. Quindi il mio agente lavorava per Franco Zeffirelli prima di lavorare con me, quindi mi ha portato appunto nella villa di Zeffirelli a Positano, meravigliosa, devo dire, una cosa straordinaria, un ospite incredibile che poi è diventato un grande amico mio. Nel corso degli anni ci siamo sempre visti fino alla fine e adesso, circa 40 anni dopo, facciamo questo salto nel tempo, sono a Positano, mio figlio l'ho portato a questo film festival dei bambini a Gifoni e mi piace tantissimo, però insomma sono passati 2 anni dal mio ultimo divorzio, sono da solo, insomma sono anche un po' triste, insomma per raccorciare una lunga storia vado a cena l'ultima sera a Positano e chi incontro questa donna straordinaria che oggi qui con me. Diciamo, meglio di un incontro a Positano. E lei e il suo ex hanno acquistato la villa di Zeffirelli e l'hanno trasformata in un hotel. Certo. Allora, signora Alejandra, grazie tantissime per essere stata. Beh, questa è una storia privata, sì. Non si può dire di più, dai. No, vabbè, però intuiamo, ci fermiamo qui. Vi ringraziamo di cuore per la vostra cortesia e per essere stati con noi. Vi restituiamo tutto l'affetto del pubblico televisivo italiano. Davvero, buona estate, a presto, arrivederci. Io adoro i miei amici italiani, vi amo. Vi aspettiamo. L'unica cosa che vorrei è, come dire, stavo dicendo a un mio amico italiano l'altro giorno, sono cresciuto in una piccola cittadina vicino a Syracuse, che è Siracusa, insomma. Certo. Quindi era un luogo un po' così, un po' opaco, gli unici non opachi erano gli italiani, elegantissimi, sapevano assolutamente come vestirsi e avevano delle scarpe meravigliose. Mi sarebbe piaciuto essere italiano. Vi aspettiamo. L'ultima cosa che voglio dire è salutare tutti, il mio amico Cesare, che in questo momento ha dei problemi. Ho appena parlato con lui prima del programma, voglio salutare. Salutiamo Cesare, anche noi. Andrà tutto bene, vedrai, grazie. Cesare. Pensieri positivi. Arrivederci signor Ghini, arrivederci signor Alejandra. Buona giornata, grazie davvero. Richard Ghini.